Grazie Maurizio per il graditissimo invito. Scusatemi anche per il leggero ritardo, ma venivo da una riunione, quindi insomma è giusto il tempo di collegarci. Bene, veniamo alla presentazione della nostra organizzazione sindacale. Noi siamo una federazione sindacale intercategoriale, quindi copriamo tutte le categorie del lavoro. Ovviamente eravamo già esistenti prima ancora di questa emergenza democratica, ma eravamo prevalentemente, diciamo, attivi sul settore sanitario. Dal mese di agosto, quando sono iniziato, come dire, in qualche modo a prefigurarsi problemi anche per il mondo della scuola, ci siamo attivati anche in questo settore e nelle ultime settimane, ovviamente, anche in tutti gli altri settori del lavoro. Veniamo ad un po' di informazioni che vi possono essere utili per gestire anche queste giornate di sciopero, perché ricordo che lo sciopero è programmato ad oltranza dal 15 al 20, ma non escludiamo, anzi siamo quasi certi di doverlo rinnovare fino a fine mese. Non è uno sciopero come tutti gli altri scioperi, nel senso che non si tratta di rivendicazioni sindacali, ma è uno sciopero politico. Che cosa si intende per sciopero politico? Tenete presente che l'ultima volta che si è fatto uno sciopero con queste caratteristiche era giusto il 1949, quando la CGIL ancora si preoccupava di tutelare i lavoratori. Poi dopo, è inutile che vi sto a raccontare la storia dei sindacati, insomma, tutti probabilmente vivete questo. Esperienze lavorative, per cui in qualche modo siete entrati in contatto con queste realtà fino a rendervi conto che quello che poi è la CGIL di oggi, ma io dico la CGIL, ma per dire gli altri, ma magari ho fatto il riferimento del 49, ma adesso è plastica l'idea di Landini che viene. Va sotto braccio con Draghi, insomma, voglio dire, sicuramente se sono a tutelare degli interessi di un tipo, non staranno sicuramente a tutelare gli interessi dei lavoratori. Insomma, questo non lo dico io, lo dicono le immagini che tanto a loro sono care per farci capire come stanno le cose. Ma detto questo, vi dicevo, è uno sciopero politico perché noi abbiamo, diciamo, introdotto come motivazioni per la proclamazione le gravi violazioni costituzionali perpetrate da questo governo. Perché ovviamente nel momento in cui un contratto di lavoro preesistente viene modificato in maniera unilaterale, perché viene richiesto un requisito prima non necessario, che è appunto quello del Green Pass, ovviamente andiamo a fare una modifica contrattuale del rapporto di lavoro. In secondo ordine ci sono motivi di sicurezza, perché se la loro scienza, se così la vogliamo chiamare, ha stabilito che sia un vaccinato che un non vaccinato sono ugualmente contagiabili e contagiosi, questa discriminazione, diciamo, nei confronti dei non vaccinati, ovviamente è un elemento che non può essere riconosciuto se non come discriminatore. Voi sapete che la discriminazione è sempre vietata, ma nei luoghi di lavoro lo è ancora di più, non ne parliamo all'interno del mondo della scuola. Poi c'è un'altra limitazione che è quella, del reddito, perché per la prima volta in assoluto i costi della sicurezza, da quando, diciamo, si è iniziato a parlare di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono stati ribaltati sul lavoratore e non sull'azienda, sul datore di lavoro. E quindi ovviamente questo limita fortemente il reddito, perché stando a quelle che sono le loro indicazioni di fare un tampone ogni 48 ore, ovviamente significa che un terzo dello stipendio se ne va in tamponi. Ma detto questo, poi ovviamente è inutile dire a voi, che lo sapete meglio di me, che questo Green Pass non è altro che uno strumento di controllo sociale, nulla a che vedere con il contenimento del contagio, perché se fosse invece, come dire, reale l'intenzione di questo governo di contenere il contagio, lo screening andrebbe fatto su tutta la popolazione e non sicuramente su quelli non vaccinati, perché altrimenti questo ciclo non si interrompe mai. Quindi questo vi fa capire che non è affatto vera la motivazione che hanno addotto, ma si tratta soltanto di, come dire, di estorcere, una scelta. Tra virgolette, ovviamente scelta, perché tale non è, insomma, perché è un'estorsione, per arrivare al vaccino e ovviamente anche per iniziare, come dire, ad instaurare un principio di controllo sul popolo, insomma, che sicuramente non possiamo accettare. Vi do un po' di informazioni, perché sono girate un sacco di,
come dire, di equivoci sui social, un po' perché si prestano questi strumenti, un po' perché sono stati introdotti volutamente sia dal governo e anche, come dire, da alcune organizzazioni sindacali non proprio, come dire, corrette. E mi spiego meglio. Quando viene proclamato uno sciopero, a prescindere dalle motivazioni, le nostre sono di natura gravissima, ovviamente, come vi ho detto, ma a prescindere, l'unica istituzione, l'unico organismo che può revocare lo sciopero è la stessa organizzazione sindacale. Non c'è nessun altro, neanche il Presidente della Repubblica, che può revocare uno sciopero, perché lo sciopero è un diritto sancito dalla Costituzione. Che cosa è successo invece che ha fatto, come dire, in qualche modo ha generato un po' di equivoci? Voi sapete che nei servizi pubblici c'è una legge che è la 146 del 90 che regolamenta diciamo, gli scioperi, sia la proclamazione, sia la rarefazione, sia la durata, proprio per garantire i servizi minimi essenziali, quindi non creare, come dire, disservizi al paese. Ovviamente questa legge all'interno ha una serie di articoli e di clausole, ma ce n'è uno che noi, è quella che noi abbiamo utilizzato, che non è proprio stata considerata dalla Commissione di garanzia. Ovvero, se voi andate appunto su questa legge e andate a consultare l'articolo 2, comma 7 della legge 146 del 90, potrete andare a verificare che nel caso si tratti di convocazione per violazioni della Costituzione e per problemi di sicurezza sui lavoratori, tutte le regole precedenti e successive non si possono applicare, quindi dalla rarefazione alla durata. Che cosa è successo? Ovviamente, nel momento in cui l'abbiamo proclamato, normalmente si esprime prima la commissione di garanzia, cioè la commissione di garanzia si esprime e magari dà delle indicazioni o delle prescrizioni. Nel nostro caso la commissione di garanzia non si è espressa e lo sciopero è stato prima pubblicato sul cruscotto della funzione pubblica. Questo che cosa significa? Significa che il governo ha accettato la legittimità del nostro sciopero e anche quello ovviamente delle motivazioni addotte. A distanza di qualche ora dalla proclamazione, diciamo, dello sciopero e dalla pubblicazione, scusatemi, dello sciopero sul sito della funzione pubblica, ci è arrivato un invito, badate bene, parliamo di invito e quindi nessun obbligo, nessun divieto, nessuna revoca, un invito da parte della Commissione di garanzia a revocare lo sciopero perché secondo loro non rispettavamo la legge 146-90, senza ovviamente fare riferimento, così come noi abbiamo messo nelle motivazioni, al comma 7. Noi ovviamente non abbiamo accettato questo invito e abbiamo fatto di più. In un primo momento si era pensato di fare un ricorso al TAR, ma siccome la materia non è di natura amministrativa, i nostri legali ci hanno consigliato di non intraprendere questa strada e di fare un percorso diverso che fosse, come dire, diciamo, proteso a ribadire la nostra volontà di tenere lo sciopero, ma fosse soprattutto proteso a creare garanzie per i lavoratori. Allora, che cosa ha fatto il nostro ufficio legale? Ha prodotto praticamente un giudizio pro veritate, ovvero lo studio legale si è presa la briga di accertare, quindi una sorta di perizia giurata, lasciatemi passare il termine, di stabilire che le motivazioni addotte dalla nostra proclamazione sono compatibili con la nostra Costituzione. Questo che cosa fa succedere? Che nel momento, ovviamente lo dice un giurista, insomma non lo diciamo noi perché non l'avremmo potuto fare, nel momento in cui facciamo questa dichiarazione, laddove la Commissione di garanzia o chiunque altro di qui a qualche settimana dovesse avvisare qualche illecito nella nostra condotta, non è passibile il lavoratore, ma i firmatari dello sciopero, quindi i cinque firmatari dello sciopero che si sono presi la briga di proclamarlo. E ci sono delle sanzioni severissime, fino a 50.000 euro di ammenda per persona, quindi non si tratta di uno scherzo. Ora, se noi ci siamo presi la briga di sollevare dalla responsabilità i lavoratori e di, come dire, di caricarcene per intero noi, va da sé che ovviamente abbiamo
diciamo, la tranquillità che questo sciopero si possa tenere. Poi sono successe un altro paio di cosette. Nel momento in cui lo sciopero viene pubblicato sulla funzione pubblica, è obbligo da parte delle amministrazioni periferiche informare i lavoratori sull'esistenza dello sciopero. Fino a ieri pomeriggio la maggior parte delle aziende pubbliche, in modo particolare delle scuole, non hanno informato i lavoratori sull'esistenza di questo sciopero, e a tal proposito noi abbiamo fornito un documento, una dichiarazione in cui il lavoratore praticamente informa la scuola sulla propria volontà di aderire allo sciopero, e dal momento in cui hanno iniziato a presentare queste comunicazioni alle scuole, così come per miracolo è comparso lo sciopero, perché ovviamente stavano per scadere i termini diciamo di informazione al personale, e cioè, diciamo, iniziava anche a profilarsi il rischio per loro di essere portati in tribunali per condotta antisindacale, proprio per le limitazioni allo sciopero. Da stamattina invece il gioco è cambiato, perché una volta che hanno informato i lavoratori, adesso i dirigenti dicono che non ci sono più i tempi per fare lo sciopero. Ovviamente, insomma, il problema è della pubblica amministrazione, non è del sindacato, perché la nostra data di proclamazione rimane sempre quella del 30 di settembre. Quindi se i ministeri non hanno provveduto ad informare gli organismi regionali, sicuramente la responsabilità non può essere addebitata né al sindacato né ai lavoratori. Ma la cosa più bella è proprio quella di stasera, perché non più di 2 ore fa è uscito un comunicato della CISL, badate bene, della CISL, che è preoccupata per i propri lavoratori, preoccupati per i lavoratori in generale, ha raccontato questo fatto dicendo che c'è una raccomandazione da parte della commissione di garanzia, e che potrebbero essere possibili delle sanzioni, senza specificare, come ho detto, né che abbiamo fatto un giudizio pro veritate, né tantomeno quali sono i motivi dello sciopero. Quindi capirete che le altre organizzazioni sindacali si vedono sfuggire una grande occasione, che era quello di rappresentare una volta e per tutto nel diritto i lavoratori, e il governo probabilmente ha capito che questo sciopero può essere uno spartiacque in questa battaglia, perché nel momento in cui hanno toccato un elemento importante come quello del lavoro, il problema non è soltanto dei servizi pubblici, il problema è anche nelle grandi aziende, noi abbiamo segnali, come dire, più che positivi nelle grandi aziende, nelle acciaierie, a Terni, nei porti, come avete visto, anzi c'è anche una grande solidarietà tra lavoratori vaccinati e non vaccinati, perché hanno capito prima degli altri che non è assolutamente in discussione il problema sanitario, ma è una questione di diritto, e quindi anche i lavoratori vaccinati stanno con i loro colleghi portando avanti questa battaglia di diritto, di libertà e di verità. Quindi ad oggi questa è la situazione. Poi, se avete bisogno di informazioni, come dire, particolari, o volete farvi qualche domanda, io sono qui a vostra disposizione. Allora, grazie Ciro, perché sei stato estremamente esaudiente, però ecco, per gente non avvezza a tutto ciò che è il mondo sindacale, sai che più di qualche tua frase sarà, diciamo, sfuggita, e ci sarà bisogno di ripeterla magari attraverso qualche domanda. Ecco, oltre alle varie manine che si stanno alzando per chiederti qualcosa, prima vorrei però sentire tanto qualche ospite che abbiamo invitato, per esempio se c'è collegato l'avvocato Vito Clout, che insomma, essendo tra l'altro a tutela dei consumatori, è qualcuno che di cause sindacali magari qualche cosa sa. E quindi c'è Vito, sei collegato, Vito, in linea? Sì. Eccoci qua. Caro Vito, qui. Hai sentito un po' l'amico Ciro Silvestri così dare questa sua prima infarinatura per quello che riguarda questo sciopero che molti dipendenti hanno avuto, specie quelli pubblici, dalle proprie organizzazioni, hanno avuto una sorta di divieto a parteciparvi perché sarebbe contro legge, eccetera. Hai qualche, prima di far intervenire gli altri amici, hai qualche tua riflessione in merito? Dunque, la riflessione più importante che ho è la comunicazione che ho sentito questa sera, che mi è arrivata proprio sul telefonino, che dice sostanzialmente questo, che un segretario di un partito, che non mi ricordo qual è, che non importa, medita domani di fare una modifica alle norme restrittive del Green Pass.
Quindi, conseguentemente, forse domani esce una comunicazione, diciamo, da parte del governo e vediamo che tipo di comunicazione dovrebbe, diciamo, uscire. Forse nel tentativo maldestro, secondo me, di unire, diciamo, milioni di lavoratori e quindi di persone che ne hanno abbastanza di questa limitazione, di questa, diciamo, non comunicazione esatta da parte dei mass media, di questa disinformazione, ecco. Quindi, conseguentemente, l'ultima, diciamo, comunicazione è questa. Quello che ha detto, diciamo, il sindacalista è giusto, giustissimo. Quindi, conseguentemente, non ho nulla da dire dal punto di vista del comportamento giuridico. Dico soltanto che le cose potrebbero cambiare, dato che, diciamo, la posizione dei tre sindacati, CGIL, CISL e UIL, è, diciamo, ufficialmente, non soltanto perché Landini ha preso a braccetto il nostro primo ministro, ma, diciamo, il discorso è che hanno firmato tutti quanti per poter avere il vaccino. Tutti i sindacati, diciamo, principali con milioni di lavoratori hanno firmato per questo, cioè obbligando quindi tutti gli iscritti a vaccinarsi. Quindi, quando la gente prende consapevolezza di questo comportamento dei sindacati, che dovrebbero difendere invece la libertà, parlano tanto, ed è successo l'altro giorno quei fatti negativi, diciamo, che hanno così fatto capire a tutta l'Italia che ci sono questi comportamenti fascisti da parte di una parte minoritaria, diciamo, ecco, delle forze. Poi dicono anche che c'era qualche poliziotto infiltrato all'interno di questi delinquenti. Allora ci fa capire dove vuol portarci, diciamo, il Ministero dell'Interno. Quindi, dal punto di vista della notizia, io ve l'ho data e quindi dovremo attendere domani per lo svolgimento, diciamo, ecco, reale della situazione. Quindi, dal punto di vista giuridico, nulla, non c'è da eccepire nulla, perché se la responsabilità è proprio delle scuole o diciamo, del ministero, sicuramente noi non abbiamo, diciamo, responsabilità di nessun tipo e non potremmo mai essere portati in tribunale perché non c'erano i tempi per organizzare lo sciopero. Quindi, bravo l'intervento, è ottimo l'intervento che è stato fatto, ma volevo dire che, se mi permettete, quello che mi è successo, che è successo oggi, diciamo, a Pordenone, ve lo posso dire perché credo che interessi tutta l'Italia. Se Maurizio mi permette, diciamo, non c'entra tanto, diciamo, con lo sciopero, ma vi dico cos'è successo. Allora, sabato mattina doveva partire da Pordenone una corriera davanti alla fiera di Pordenone con una cinquantina di persone per andare a Roma a manifestare, diciamo, nei confronti del governo. Cos'è successo? Sarebbe capitata lì la Digos e il giornale non lo dice, e in qualche maniera avrebbe, diciamo, convinto, ecco, quello che c'è scritto sul giornale, diciamo, avrebbe convinto le persone a non andare a Roma, perché le stesse persone non avrebbero avuto il Green Pass. Perché quella norma, diciamo, originaria dice che il trasporto, diciamo, di persone che non hanno il Green Pass, come ad esempio il Frecciarossa, non puoi prendere il Frecciarossa perché, diciamo, non hai il Green Pass. La stessa cosa, la stessa disposizione di legge dovrebbe essere per quanto riguarda gli autobus che vanno fuori regione. E questo, diciamo, la disposizione di legge effettivamente lo dice. Ma qual è il problema? Noi non sappiamo perché, diciamo, e in quale maniera abbiano i poliziotti convinto queste persone a non partire per Roma. Devo dire però una cosa: immaginate voi che da tutta Italia abbiano i questori ricevuto la comunicazione di non far partire gli autobus per non permettere alle persone di andare a Roma a manifestare. Vi immaginate quindi se tutti quanti, perché i questori attraverso gli infiltrati, diciamo, sono a conoscenza di tutto, quindi immaginate se da Pordenone, che è una provincetta di 80.000 abitanti, che non è grande,
e diciamo moltiplicate questo autobus per 104 province più diciamo le grosse province Napoli, Milano eccetera eccetera, potevano essere arrivati a Roma almeno 2 milioni di persone. Allora io chiedo a tutti quanti, se è possibile, che individuiate se anche nelle vostre città è successa la stessa cosa, perché fosse successa la stessa cosa è illegittimo da parte del questore fare una cosa di questo tipo. E ogni provvedimento che limita la libertà di spostamento, anche perché, caro Sarlo, si tratta di una, diciamo, di un'ipotesi di sanzione amministrativa. Quindi non è che i poliziotti ti vietino di attraversare la strada, perché se tu attraversi la strada, diciamo, e non puoi farlo, ti danno una sanzione amministrativa, non un reato, non è un reato. Quindi, conseguentemente, ti daranno poi che hai attraversato la strada la sanzione amministrativa. Quindi poi che sei andato a Roma ti daranno la sanzione amministrativa perché non avevi il Green Pass oppure non potevi andare a Roma con la cosa, con l'autobus. Ma non hanno neanche accertato che le persone avessero o meno il Green Pass. È stata un'ipotesi. Maurizio, è ora di finirla. O è ora di prendere coscienza che neanche la polizia, diciamo, neanche la questura può fare quello che vuole. Con le leggi di adesso, che spero vengano, sì, modificate, ma in peius nei confronti di coloro i quali dovrebbero invece fare, aiutare le persone, controllarle, sì, ma anche dare la possibilità di potersi muovere come prescrive la Costituzione, perché non c'è nessuna limitazione, che nessuna legge che limiti lo spostamento. Ora questa situazione, immaginate voi, perché sono riusciti a bloccare almeno, che ne so, faccio un'ipotesi io, almeno 300 pullman. Facciamo un'ipotesi, Maurizio, 300 pullman. Quindi quasi 2 milioni di persone che andavano a Roma. Ma vi rendete conto che cosa sta provando l'Italia nei confronti di questo governo di M? Dico, perché non posso dire assolutamente di peggio. Bene, bene Vito, il tuo accorato appello, grazie di questa riflessione. Diciamo che nel tema sindacale di questa sera ci può stare, nel senso che stiamo facendo tutti qualche cosa e dobbiamo avere il coraggio di doverla fare, e i lavoratori sono i primi a cui chiediamo il coraggio di doverla fare, anche se sappiamo che la parte economica di ogni lavoratore è davvero tristissima. Quindi non poter lavorare un giorno, due, tre, mette in grande sacrificio le persone, diciamo, meno abbienti. Ovvio che secondo noi, secondo il sindacato, davvero coraggioso, il Fisi è stato davvero coraggioso, poi chiederemo a Ciro Silvestri se possiamo dare una mano noi dei vari club d'Italia a questo sindacato per corroborare il suo organigramma, il suo tessuto, diciamo, che possa così dare spazio a tutte quelle parti d'Italia che devono in qualche modo sopperire alla inevitabile mancanza economica che anche un sindacato come Fisi inevitabilmente avrà. Per cui grazie, vediamo di passare quindi a delle domande, la prima delle quali io la farei fare a un dipendente, chiamiamolo, del servizio pubblico e quindi del comune, di un comune, senza entrare nei particolari, che è Emanuela Noviello. Voleva fare una domanda in particolare a Ciro Silvestri, perché il suo, diciamo, organismo comunale le vieterebbe di fare questo sciopero. Allora vorrei sentire da lei in pratica qual è la domanda tecnica che vuol fare, se ha qualcosa di specifico in più, e poi la risposta di Ciro. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti, sono qua. Nel mio comune dove lavoro, appunto, non è stato recepito, ma sembrerebbe che non dipenda neanche dal comune stesso. Ma il motivo sarebbe questo. Allora, Ciro, mi stai sentendo? Non lo vedo. C'è Ciro? C'è Ciro, il microfono chiuso. Ci sono. Perfetto.
Il problema sembrerebbe questo, che nel cruscotto della funzione pubblica è stato riportato plurisettori nazionali fisi e non rientrano tutti i settori. Quindi la funzione pubblica, per esempio, non rientra, mentre la sanità rientra. Quindi probabilmente è stato recepito in questo modo e allora la sanità può, la funzione pubblica no. E andando sul portale della Commissione Garanzia Sciopero, sono andata a leggerlo con i miei occhi, è proprio scritto in questo modo. Quindi sembrerebbe proprio impossibilitata la cosa per noi. Non è che non ce lo permettono, non è proprio possibile. Se eventualmente avete modo di parlare anche all'interno delle singole regioni, sappiamo che c'è una persona che si è adoperata per la nostra regione. Quindi se parlate con il delegato della mia regione, magari dopo ci sentiamo, lui ha provato tra ieri e oggi, si è attivato moltissimo, però fino adesso il momento è questo, sto parlando appunto di un segretario regionale Fisi, ecco. Quindi volevo far notare che purtroppo anche volendo noi non riusciamo, così pure le poste, la sanità sì. Questo volevo dire più che una domanda. Vabbè, Emanuela, insomma, è una domanda alla sì, fine no, questa. è una domanda e sono ben lieto di poter rispondere. Se posso rispondo con un'altra domanda. Quando leggi tutti i settori pubblici e privati, tu che cosa intendi per tutti i settori pubblici e privati? Nel vostro Perdonami. volantino l'ho letto, No, ma no, no, non no, è. no, no, non nel volantino, nella proclamazione. L'ho Lascia stare letta, il volantino. ho letto anche quello. È la Qua sta proclamazione, scritto. la È quello che hanno proclamazione. recepito, che hanno No, è a scritto. me di quello che loro hanno recepito. Se non conoscono l'italiano, perdonami. Da italiano, insomma, voglio dire, me ne posso dispiacere, ma se non capiscono l'italiano è un loro problema. Perché per me, quando dichiaro in un documento ufficiale a firma di cinque componenti della Segreteria Nazionale tutti i settori pubblici e privati, mi pare scontato che intendiamo anche la funzione pubblica. Ma non è solo questo, voglio andare un poco oltre perché sei stata molto, come dire, puntuale. Penso che tu ti riferisca a Felice Oce, così? Sì. Bene. Allora, Felice è un carissimo amico, una persona impegnatissima, sta dando tantissimo per il sindacato, però a volte, sai, ci sono delle cose che sfuggono all'attenzione. Siccome il segretario del suo stesso partito, perché voi lo sapete, no? Felice milita nel movimento 3V, il segretario che in un primo momento aveva aderito al nostro sciopero, poi probabilmente sarà stato illuminato Porca troia, da mamma. qualche altra cosa, e ha fatto una iniziativa alternativa che ha detto quello di presentarsi al lavoro senza Green Pass. Allora, io nelle questioni politiche, quando parliamo di sindacato, non ci voglio entrare, perché sono pochezze che mettono in difficoltà i lavoratori e tra i lavoratori non bisogna fare differenza tra sinistra e destra. E ti dico di più, qualcuno si è permesso anche di fare obiezioni, e Maurizio sa bene di che cosa parlo. Nel momento in cui noi abbiamo proclamato lo sciopero, ovviamente abbiamo ricevuto una serie di adesioni, anche quella appunto di Coalizione Etica, come abbiamo ricevuto quella di Italia Exit di Paragone, come abbiamo ricevuto quella dell'avvocato polacco, e parecchi segretari di partito e parecchi personaggi anche sindacalisti hanno iniziato a fare le eccezioni. Ah, ma se c'è lui sul volantino non ci sto io, allora io non partecipo allo sciopero, io non aderisco allo sciopero, dimenticando che lo sciopero non è né dei partiti né dei capelli. Lo sciopero è dei lavoratori. Detto questo, voglio fare un'altra precisazione a scanso di equivoci, perché noi avevamo previsto che ci potevano essere dei boicottaggi per questo sciopero, perché ne capiamo la portata politica, va bene? E quindi avevamo previsto un po' di cosette. Abbiamo fornito quel modulo che vi dicevo, in cui si diceva ai lavoratori: nel caso la vostra azienda, il vostro ente non avesse ricevuto da parte del governo le indicazioni dello sciopero, comunicate con questa dichiarazione la vostra volontà di aderire allo sciopero. Ovviamente l'avvocato è presente, quindi mi può dare conferma di quello che dico. Laddove l'azienda, il comune o la scuola, insomma, chiunque altro, ritenesse diciamo impossibile poter far esercitare il diritto di sciopero, c'è un istituto che in Italia ancora funziona e si chiama precettazione.
loro hanno il dovere non di dare consigli di non partecipare, ma forse non è legale, forse potrebbe esserci delle conseguenze, hanno il dovere di fare una precettazione, di dire al lavoratore tu sei utile per garantire i servizi minimi essenziali. Questo è quello che deve fare l'amministrazione, non deve dare giudizi sulla legittimità o meno, perché non sono loro a poterlo fare. Quindi intanto loro devono proclamare, devono dare pubblicità allo sciopero, dopodiché se ritengono che il lavoratore non ne abbia diritto lo devono precettare. Questo è quello che devono fare, altre cose, altre chiacchiere non servono. Allora, carissima Emanuela, tu sei davvero una delle nostre colonne, un'antenna ricce trasmittente meravigliosa. Se vuoi replicare a questo, perché non sei certa di quello che ha detto Ciro, ti faccio anche replicare, perché questa è una domanda per te, ma direi per tutti quelli che sono in questo momento in collegamento. Ci sono operatori della scuola, della sanità, comunque del pubblico. Per cui, ecco, con questa tua domanda Ciro Silvestri ha risposto in maniera ovviamente super esaustiva. Chiunque può aderire allo sciopero e nessuno gli può fare nulla. Allora, io non sono forse la persona più competente per questi argomenti, perché ho fatto tante altre cose. Mi ci sono addentrata un po' in questi ultimi giorni, settimane, per capire di più. E quindi ho letto tutto quello che c'era da leggere. L'ente deve mandarci la comunicazione. Qualsiasi sciopero, l'ente stesso, oltre il sindacato, ci manda la comunicazione. Di questo non ce l'ha mandato. Perché proprio è convinto di quanto c'è nel cruscotto e che quindi noi non rientriamo. Quindi sta agendo con convinzione il mio ente. Bene, e noi con la stessa convinzione li porteremo in tribunale per condotta antisindacale. È semplice. E quindi qua ci vuole il coraggio di chi è un lavoratore che dice, propendo per quello che dice l'ente, che ovviamente sta facendo chiusure e restrizioni abominevoli. No, attenzione, oppure... Maurizio, l'ente non dice niente, perciò è doppiamente vigliacco. L'ente non dice niente, perché l'ente non si è espresso. Se volesse dire qualcosa, innanzitutto i lavoratori dovrebbero esprimere la loro volontà di aderire allo sciopero, prima cosa. Dopodiché l'ente è obbligato a rispondergli ufficialmente, non a chiacchiere, dice siamo convinti che non è legittimo. Lo devono documentare e poi vediamo chi ha ragione. Quindi noi dovremmo compilare questo modulo che era arrivato, certo. Anche se non è arrivato dall'ente la comunicazione ufficiale come arriva, certo, di solito per tutti gli uffici. Quindi questa è la strada che consigli. Certo. Anche ci sono se, altre persone in sala, se, oltre ti me. Dico di più, ti dico posso... di più, Emanuela, adesso vi diranno che non ci sono più i 3 giorni minimi di preavviso e allora gli dovete rispondere che lo sciopero può essere, per i motivi lamentati, può essere anche comunicato il giorno stesso in cui si aderisce allo sciopero. Va bene, avranno sentito altre persone come me, poi se ci sarà anche una registrazione, anche altri lo potranno sentire. Grazie. Grazie a te, Emanuela, perché è importante la domanda proprio perché sottolinea su quale momento di estrema delicatezza noi tutti stiamo vivendo, sia chi è nel pubblico che chi è nel privato. Quindi bisogna prendere il coraggio in mano e appellarci a voi che siete dipendenti sia pubblici che privati, perché in questo momento serve davvero il coraggio. A questo punto io direi passiamo a chi ha alzato la mano, sicuramente il nostro vicepresidente Coem, l'amico Bassanesi saprà diciamo prendere coscienza di chi l'ha alzata per primo. Vai. Perfetto. A passiamo a Cinzia Petrini, prego Cinzia. Umbria, cara Cinzia, ciao. Buonasera a tutti. Allora, io sono Cinzia, sono referente provinciale di Perugia, nonché presidente Consì. Questo mio intervento stasera è perché io sono un'imprenditrice. Ho un'azienda con 50 dipendenti, contratto artigiano alimentari. Allora, già dal punto di vista mio come titolare di azienda, ho scelto di non fare controlli con l'app Verifica C19 ai miei dipendenti. Mi rifiuto di andare a fare
il poliziotto, tra virgolette. So benissimo qual è la situazione tra i miei dipendenti, perché siamo una piccolissima azienda, ho solamente 50 dipendenti complessivamente, di cui la maggioranza sono vaccinati, ma ce ne sono che lottiamo insieme. Ora, all'interno della mia azienda, noi abbiamo aperto le porte alla CISL. Ho alcuni dipendenti iscritti alla CISL, questo sindacato se ne è proprio, perdonatemi il francese, ma fregato di informare i miei dipendenti su quelle che potrebbero essere le forme di lotta, probabilmente perché non hanno intenzione di mettere in campo forme di lotta. Con i miei dipendenti abbiamo detto, io mi sono detta, ragazzi, se voi volete fare sciopero, io so contenta, sembra strano, ma così è. Però in che modo io posso far sapere al nostro, nel mio piccolo, che i miei dipendenti hanno scioperato, dal momento che non ho ricevuto comunicazioni da nessuno? In che modo, se i miei, nella mia azienda, 10 persone, non me ne frega se vaccinate o non vaccinate, decidono di fare una lotta, io li appoggio, contro questo passaporto verde, o come lo vogliamo chiamare, come lo faccio sapere all'Italia che fra i numeri ci sono 10 miei dipendenti? Ciro, vai. Voi sapete che gli scioperi vanno innanzitutto registrati, perché devono, come dire, dare poi una statistica sull'adesione allo sciopero, e servono poi per le eventuali successive convocazioni. Quindi nel caso suo, che insomma, innanzitutto ringrazio per questa sensibilità nei confronti dei lavoratori, quindi lo faccio come lavoratore, come sindacalista e come cittadino, ci vorrebbero imprenditori più illuminati, insomma, e qualcuno più di uno, quello che può fare è di fargli fare l'adesione formale allo sciopero almeno del 15, dopodiché nel loro caso, perché insomma andrà nella rilevazione statistica, diciamo, che arriverà al governo, e quindi devono risultare che quei 7, 8, 10 lavoratori che non sono, hanno aderito allo sciopero, e sicuramente sarà un supporto in più a tutti gli altri lavoratori che invece magari hanno la necessità di continuare questa battaglia anche nei giorni successivi. Però le consiglio almeno quel giorno, il 15, che rappresenterà, come dicevo, uno spartiacqua, diciamo, nei rapporti sindacato con il governo, sicuramente è utile che risultino pure loro in sciopero. Cinzia, vuoi? Okay. Quindi io questo modulo per far da far compilare ai miei dipendenti lo trovo sul sito della FISI, su internet. Sì, su Telegram. Tra l'altro, Cinzia, abbiamo fatto un post qualche giorno fa, sia col volantino che con quel documento, quindi lo puoi anche richiedere, okay, diciamo, ai nostri referenti che regionali, se per caso tu l'hai perso, te lo è probabile, sì, che fra i post me lo sia perso, me lo faccio dare da Fiorella o da Rosella, se me lo mandano. Senz'altro, hanno già compreso, e vedrai che ti inondano di messaggi in questo senso. Grazie, okay. Cinzia, grazie davvero. Un abbraccio. E a te, vicepresidente, vai avanti con... Bene. Passiamo a Gianfranco Ferrero. Prego, Gianfranco. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, forte, dai la tua domanda. Buonasera. Mio fratello si salva per un pelo. Mia sorella invece ci casca con tutte le scarpe proprio nel giorno inizio dello sciopero. Io vorrei chiedere una delucidazione al presidente Fisi. Non ricordo il nome. Il giorno 15 mia sorella ha una visita urgente per problemi di salute renale. L'ospedale qui di Cuneo, della città alla quale apparteniamo, se facesse lo sciopero, perché non ci hanno detto niente,
come possiamo comportarci per tutelare la salute? E mia sorella rischia una forte setticemia, che già ha avuto tra l'altro. Ecco qual è la nostra preoccupazione. Certo, guardi signor Ferrero, gli ospedali come tutti gli altri servizi pubblici sono tenuti a garantire i servizi minimi essenziali, dove ovviamente ricadono tranquillamente quelli di emergenza. Quindi laddove sua sorella dovesse essere in una condizione di pericolo come quella che lei ci descrive, l'ospedale è comunque tenuto a prestare, come dire, insomma, il proprio servizio nei confronti della persona. Quindi in quel caso non c'è sciopero che tenga. La particolarità di settore è proprio questa, cioè quella del servizio pubblico, quello di garantire comunque che i servizi essenziali siano garantiti alla cittadinanza, perciò che si comunica preventivamente. Perciò che l'omissione del governo è stata così grave nell'avvisare in ritardo gli organi decentrati. Perfetto, quindi... altra domanda. Scusa Ferrero, vai. Gianfranco, il microfono. Se l'ospedale si rifiutasse di fare una cosa del genere, perché magari mia sorella non ha il Green Pass, possiamo tranquillamente chiamare i carabinieri e presentare denuncia per omissione di soccorso? Guardi, di queste cose qua non dovremmo neanche parlarne, perché in condizioni di urgenza, no? Il Green Pass o qualsiasi altra menata del genere non so quale utilità possa avere, quindi c'è una questione proprio di buon senso. Laddove c'è una condizione di pericolo di vita, ma stiamo scherzando, quale Green Pass? Loro devono attenersi a prestare il primo soccorso alla persona che è in difficoltà. Fine della trasmissione. È ovvio che nel caso in cui non succede di sicuro, neanche voglio dire nella tua città, ma se dovesse succedere, hai detto bene, chiami i carabinieri, chiami Maurizio, chiami chiunque, voglio dire, ti possa dare una mano in questo senso, ma vedrai che ciò non succede, stai pure tranquillo che vedrai che troverai eventualmente anche il 15 qualcuno che lavorerà in quel settore, perché, come ti diceva Ciro, è obbligatorio che ci sia un minimo di personale per ogni emergenza. Altra domanda? Domanda e mi taccio, scusami Maurizio, anche i settori alimentari commerciali possono aderire allo sciopero, perché noi abbiamo delle terapie a salvavita ben precise che dobbiamo assolutamente prendere a stomaco pieno, e per cui non possiamo digiunare, in parole povere, e l'ho segnalato negli post oggi nei commenti. Il settore alimentare, carissimo Ciro, come si comportano in queste circostanze? Supermercati, panetterie e così via. Guardi, in questo caso mi fa una domanda, insomma, che è un po' più complicato rispondere. Conoscendo i costumi italiani, le dico che nel settore proprio privato, nel commercio le adesioni non saranno tantissime, quindi non sarà difficile in tutto il paese, quindi non credo soltanto nella sua città, insomma in tutto il paese, che troverà comunque, insomma, settori alimentaristi aperti che non aderiranno allo sciopero. Cosa diversa è che invece è in corso nella stessa giornata anche lo sciopero dei consumi, ovvero sono i consumatori che si rifiutano di andare a fare la spesa in quelle giornate. Ma lei mi sta rappresentando uno stato, come dire, di emergenza suo familiare, che ovviamente, insomma, sicuramente troverà quello che lei sarà necessario in quei giorni. Bene, andiamo avanti, perché ripeto, casomai l'amico Ferrero moschettiere, che noi abbiamo tanto caro al cuore, ci puoi chiamare nella giornata di domani e vediamo, ma anche come ti ha detto Ciro, vedrai che saranno aperti più di qualche supermercato. Io dico purtroppo, ma capisco che sarà una realtà questa. Allora, chi c'è ancora? Concetta Signorello, prego Concetta. Che è la nostra regionale della Lombardia. Ok, ciao, buonasera a tutti. Allora, volevo fare una domanda, qui in parte è già stato risposto. Io ho un'età in cui ho fatto in tempo a vedere ancora un pochino quando i sindacati confederali cercavano di aiutare i lavoratori, diciamo, cosa che purtroppo da parecchi anni è cambiata.
Volevo chiedere, quando appunto ai tempi c'era uno sciopero, diciamo, il metodo di comunicazione arrivava in tutte le aziende, volantini, TV, eccetera, eccetera, e quindi l'adesione, lo sciopero era conosciuto da tutti e si poteva aderire serenamente. In questo caso, invece, la modalità è quella che ha descritto, cioè quella di compilare il modulo. Chi vuole aderire allo sciopero deve compilare quel modulo e consegnarlo all'azienda, oppure funziona in un altro modo, cioè si può anche rimanere a casa senza compilare il modulo. No, Grazie. Concetta, prego, Concetta, difatti non è cambiato il modo. Questa è una precauzione. Quando abbiamo capito che c'era un ostruzionismo da parte del governo e da parte delle altre organizzazioni sindacali, abbiamo voluto, ovviamente, nell'esclusivo interesse, diciamo, dei lavoratori, per poterli meglio tutelare, chiesto che fossero loro ad esprimere attraverso questa dichiarazione la loro volontà di aderire allo sciopero. Ma questo era proprio per coprire il vuoto che c'è stato tra gli organi di governo e le unità decentrate di garantire i servizi minimi essenziali e di evitare il rischio di precettazione. Quindi è stata una precauzione in più, non è un obbligo derivante da qualche legge, perché il sistema è sempre lo stesso. L'organizzazione fa la comunicazione al governo e il governo poi ha l'obbligo, e come dire, a Confindustria, insomma, agli enti, come dire, che hanno un ruolo centrale nel paese, e poi è il loro compito avvisare le amministrazioni periferiche. Perfetto, Benissimo, grazie. anche questa è stata una precisazione importante, grazie alla domanda, ovvero non è obbligatorio dover depositare quel documento a garanzia della propria libertà di sciopero. Andiamo avanti, altra domanda? Allora, passiamo la parola a Marina Costa. Nel frattempo chiedo a Ciro se riesce a silenziare il telefono perché sente un tin fortissimo quando arrivano i messaggi. Prego, Marina. Allora, io cercherò di essere breve, comunque non volevo fare nessuna domanda, volevo dire solo delle cose. Che intanto sarebbe stato interessante sapere chi era quel segretario del partito, quale partito, che ha detto l'avvocato prima. Ma a parte quello, volevo dire che dagli anni 90, io quando lavoravo, perché adesso sono in pensione, ho visto e ho certezza che mano a mano dagli anni 90 ad oggi CGIL, CISL e UIL si sono venduti al governo, quindi da loro non ci aspettiamo, anzi io toglierei pure le tessere, i soldi che gli date. Ma comunque volevo dire che lo sciopero, a prescindere da... andrebbe fatto perché qui è una questione di vita o di morte, nel senso che se la gente fa sciopero e sta a casa, anche rischiando di non avere, che ne so, i soldi, eccetera, è un momento talmente importante, tant'è che loro... Qui a quando è successa quella cosa brutta a Roma sabato, è stata organizzata volutamente e questi due tizi, Roberto Fiori di Forza Nuova e Giuliano Castellino, sempre di Forza Nuova, tutte le volte che ci sono state manifestazioni a Roma, sono arrivati a un certo punto nella piazza festosa, tranquilla, felice. E hanno cominciato a rompere scatole portando via la gente verso un corteo, facendo casino e quindi dando poi lo strumento al governo di poter dire che siamo noi, i Novax, eccetera, eccetera. Questa volta io ho visto dei filmati allucinanti, fatti anche dalle persone, dove sicuramente c'erano infiltrati della Digos e ci sono proprio, li ho girati anche sul mio Facebook. E quindi voglio dire, non ci facciamo scusare perché in questo modo, questo governo satanico sta cercando in tutti i modi di frenare le nostre cose. Quindi non dobbiamo avere paura, dobbiamo avere coraggio, come dice Maurizio, fare il possibile e non sottometterci più e comunque non dare retta. Vabbè, questo lo sappiamo ai giornali e alle televisioni perché dicono una marea di cose. Va bene, grazie, grazie di questa riflessione. Marina, lo sappiamo che sei, voglio dire, una di noi, come si suol dire. Allora, altra domanda, poi dopo questa domanda faremo parlare un altro ospite che ci ha raggiunto, che è il dottor Felice Marra, perché è un uomo di istituzioni, ma estremamente interessante, senza dover dire di che cosa e di chi, partecipa qui come presidente di un'associazione che si chiama Le Tre Generazioni e quindi gli daremo voce dopo questa prossima domanda.
Prego, Manuela Bonelli. Manuela, ci sei? No, non ha il microfono attivo. Facciamo così. No, ho già provato a mandarle l'invito a aprire il microfono. Le abbassiamo la mano, se riesce a risolvere il problema può rialzarla dopo. Benissimo. Allora, chi c'è ancora? Abbiamo Roberto Marco Ionni. Prego, benissimo. Roberto. Ah, ma li stai mettendo? Mi compaiono in fila. Vedo che li hai messi in fila o è così? No, sopra non è proprio in fila. Okay. A volte capita, è sopra in alto, però è più corretto quello destro. Okay. Marco, apri il microfono. Roberto, scusa. Riesci ad aprire il microfono, Roberto? Mi sto mandando l'invito, niente. Passiamo ad Ale Alboresi. Prego, Ale. Sì, salve, buonasera a tutti. In realtà sono... in incognita, nel senso che l'account è quello di mia moglie, ma io sono Davide Ferlito e lavoro anch'io per il comune di Bologna. Volevo un attimo, avevo alzato la mano prima perché volevo tornare sul tema dello sciopero per i vari comparti che, insomma, che sono stati diciamo inseriti nel sito di Commissione di Garanzia degli Scioperi. Perché allora io lavoro all'area personale, per cui mi occupo anche della materia appunto degli scioperi e so come diciamo lavora e agisce l'ente, per cui non è che l'ente va a fare cose contro la norma. La normativa, la legge prevede di controllare sul cruscotto degli scioperi quelli che sono proclamati e di visionare il sito di Commissione di Garanzia degli Scioperi per vedere appunto le varie segnalazioni che vengono fatte sugli scioperi e a quello si attiene, per cui se questo sciopero sul sito di Commissione di Garanzia degli Scioperi è inserito per determinati comparti, e leggo aziende pubbliche di servizi alla persona ex IPAB, comparto istruzione e ricerca, settore Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, settore sanità pubblica e privata, settore scuola pubblica e paritaria privata. Basta, questi sono. Per cui il comparto delle funzioni locali non c'è e noi come funzioni locali non potremo fare sciopero. La cosa che io volevo capire è, visto che lo sciopero è stato effettivamente proclamato per tutte le categorie pubbliche e private, come mai sul sito di Commissione di Garanzia degli Scioperi è stato inserito così? Perché inizialmente è stato proclamato il 30 e recepito il 1 di ottobre. Non c'erano effettivamente i tempi per poterlo fare quello sciopero, perché c'era quello dell'11 organizzato da altri sindacati, quindi per il principio di rarefazione degli scioperi, questo sciopero la Commissione di Garanzia ha chiesto che venisse revocato. Poi si può mantenere, pagando magari anche una sanzione. Il mio timore è che sia stato, tra virgolette, modificato questo sciopero e ristretto, quindi non più per tutti, ma solo per quelle categorie che sono state poi inserite sul sito di Commissione di Garanzia degli Scioperi. Per cui volevo chiedere se il sindacato ha la comunicazione che gli è arrivata dalla Commissione di Garanzia degli Scioperi, ha risposto e ha risposto dicendo va bene, lo facciamo più ristretto solo per questi comparti, oppure se il sindacato non ha dato questo tipo di risposta. E a questo punto, secondo me, voi come sindacato dovreste verificare con la Commissione di Garanzia degli Scioperi perché non è inserito esattamente come è stato proclamato, perché altrimenti tutte le altre amministrazioni pubbliche faranno come il Comune di Bologna e non daranno la possibilità ai lavoratori di fare questo sciopero perché non lo riterranno valido per il nostro comparto. Questo è quanto. Bene, Ale, scusami che non mi Davide, ricordo. Davide. Ecco, Davide, bene, fai bene a fare questa ulteriore così precisazione perché Ciro ti risponderà come ha già fatto all'inizio. Prego, Ciro. Ciro, ci sei? Dicevo, Davide, intanto ti ringrazio per la domanda, però voglio dire probabilmente sono meno idoneo io a risponderti perché questa è una domanda da fare al governo, perché rispetto alla nostra proclamazione abbiano inserito dei comparti e non altri. Siccome vi ho dato evidenza di una serie di attività, come dire, di ostruzione fatte nei confronti di questo sciopero,
sono portato a pensare che volutamente, insomma, hanno omesso di mettere qualche categoria, ma ciò non toglie che quella frase citata all'inizio della proclamazione in tutti i settori, pubblici e privati, dà diritto a partecipare allo sciopero. Ma come sto dicendo fino alla paranoia, correndo anche il rischio di stancarmi, ma ve lo continuo a dire, scusate, ma a voi che vi costa consegnare un modulo al vostro ente e di fare in modo che siano loro a rispondere? Quello che voi ipotizzate, non lo ipotizzate, fateglielo dichiarare a loro. Ce la togliamo questa soddisfazione assieme? Premesso che, come ha detto Ciro all'inizio, il sindacato ha assunto su di sé tutti gli oneri che eventualmente dovessero derivare da qualsiasi accusa, eccetera. Per cui, salvaguardando i lavoratori, proprio perché sono certi con il loro ufficio legale di rispondere a tutte le leggi e a tutti gli articoli della Costituzione. Per cui ti capisco, Davide, di questa ulteriore precisazione, però vorrei dire a tutti del pubblico e del privato: non facciamoci fregare da queste legnosità del sistema. Il sindacato, ancora grazie a Dio, non è solo CGIL, CISL, UIL e qualche altro stupidotto che gli va dietro, ma è fatto anche di sigle come questa, che dobbiamo far diventare la sigla più grande d'Italia. E credo che ci metteremo magari qualche anno, ma ciò dovrà succedere, perché gli italiani sono lenti a partire, sono i più lenti del mondo a partire per certe battaglie, però quando partono e quando si convincono riescono a sorprendere il mondo e a farlo davvero cambiare, e noi siamo sulla buona strada proprio perché è successo questo pandemonio. Certo, hanno, dal mio punto di vista, l'idea del delirio di onnipotenza, credono di poter fare tutto quello, anche perché all'inizio, per un anno intero, gli italiani glielo hanno quasi dimostrato. Ma attenzione, cominciano un po' tutti quelli come noi a svegliare le coscienze, quindi dobbiamo insistere, non dobbiamo assolutamente farci prendere dalla frustrazione, e laddove abbiamo consigli come quello che ci sta dando in questo momento Ciro Silvestri del Fisi, dobbiamo assolutamente avere il coraggio di fare un'azione. Il coraggio, perché ci vuole il coraggio, altrimenti non sentiamoci poi bastonati quando il sistema accelererà sempre di più la propria ferocia, perché è quello che io ho detto da 6 anni in ogni conferenza. Arriveremo ad una terza guerra mondiale fatta di finti virus. Questo è successo, ma non finisce qui se non ci svegliamo. Allora, adesso, prima di passare alla prossima domanda, io proprio in virtù di questo farei, diciamo, fare una riflessione al dottor Felice Marra, perché ritengo che la sua associazione, Le Tre Generazioni, sia estremamente interessante, insomma, in questo tema. A te, Felice. Grazie, mi sentite? Sì, fatemi un benissimo segno. Benissimo. Benissimo. Buonasera, buonasera, grazie a tutti per l'invito e forza, forza e coraggio per il supporto al sindacato, a questo sindacato che sta lottando contro i vecchi sindacati ormai, che hanno veramente esaurito ogni funzione. Quindi do un grande incoraggiamento, una grande forza a questo sindacato FSI, no? Che ho sentito che sta facendo questa grande iniziativa, quindi supportiamolo. Io vorrei fare una riflessione un po' a 360 gradi, dicendo che questo è un periodo molto importante, non dobbiamo scoraggiarci, ma anzi è un periodo che apre a nuove cose, prendendo spunto dai grandi del passato come Albert Einstein, no? Che diceva sempre: la crisi è una benedizione perché porta a cose nuove. Quindi dobbiamo prenderla come una benedizione. So che parlo adesso in un periodo anche duro di lotta, però comunque è un grande periodo che porterà sicuramente cose nuove. Quindi l'appello che faccio io, e lo faccio la riflessione, appello che faccio a 360 gradi, che noi in questo periodo dobbiamo, riusciremo a vincere sicuramente se accompagniamo alla protesta, che è sacrosanta, stiamo protestando contro il Green Pass, anche la proposta. È fondamentale accompagnare
alla protesta, alla proposta. Quindi in ogni ambito dobbiamo proporre in questo periodo a tutte le persone, alla gente, all'opinione pubblica che incrociamo, qual è anche la proposta che avanziamo. Questo è rivolto anche al sindacato FSI, no? Che farà una protesta, ma è rivolto anche ad una forza politica nuova come il PVU, di cui ci sono delle idee molto importanti. Pensate all'idea sull'energia. Noi stiamo rischiando a breve anche un lockdown energetico con i prezzi che stanno schizzando alle stelle, e la questione energetica sottovalutata ancora una volta dalla politica, che arriva sempre in ritardo, e invece sono anni che io, quando partecipavo, sentivo il segretario Maurizio Sarlo più volte ha parlato di energia, di trasporti, quindi sono temi attualissimi. Voi sapete che, ad esempio, un altro messaggio distorto che sta passando, ed è bene sempre precisarlo questo qui, che i vaccini sono gratis e i tamponi invece devono essere pagati. Ed è un messaggio distorto, perché i vaccini non sono gratis. I vaccini sono stati pagati dal bilancio dell'Unione Europea, che viene finanziato anche dallo Stato italiano. Quindi noi, attraverso la tassazione, noi tutti, anche i non vaccinati, hanno pagato i vaccini. Quindi non è vero che i vaccini sono gratis. Non è vero, i vaccini sono stati pagati. Quindi a maggior ragione i tamponi dovrebbero essere, no, gratis, come sono i vaccini. Quindi anche quello lì è un messaggio distorto che è passato, eccetera, eccetera. Sono altri temi importanti dove dobbiamo lanciare delle proposte, sono quelli relativi al piano nazionale di resilienza e ripresa, no? Ripresa e resilienza, dove ci sono dei temi importantissimi, dove c'è da fare una battaglia politica su questi temi, perché ad esempio il tema della digitalizzazione delle tecnologie è un tema fondamentale, in quanto c'è un trend, una tendenza pericolosissima, io lo dico da anni, con tre generazioni, dove noi stiamo schiavi della tecnologia, perché se io continuo a sentire delle proposte in cui si mettono i microchip dentro gli esseri umani, si mettono degli strumenti, allora è un modello errato, no? È un modello in cui l'uomo è schiavo della tecnologia. Noi dobbiamo batterci con una proposta forte, incisiva, in cui dobbiamo dire che è la tecnologia che deve essere a servizio degli esseri umani. E questa è una battaglia fondamentale anche per i nostri giovani, che oggi i nostri giovani sono in una situazione di disagio importante, in cui non riescono a sviluppano un'intelligenza passiva proprio per un uso distorto della tecnologia. Quindi c'è da fare un grosso lavoro anche sulle giovani generazioni, per stimolarli di nuovo a concepire la tecnologia come uno strumento per la loro creatività, per la loro immaginazione, per la loro creazione. Quindi, come vedete, i temi sono tantissimi, no? Quindi il mio auspicio è che questo periodo storico importantissimo sia un periodo in cui dobbiamo affiancare come un binario alla protesta, la proposta. Solo così vinceremo, solo se riusciremo ad affiancare alla protesta la proposta. Non si batte sicuramente il sistema con la violenza, assolutamente sono d'accordo con gli interventi precedenti, non riusciremo mai a vincere con la violenza non è accettata in nessun modo. Dobbiamo batterla con la proposta, bisogna fare delle proposte, bisogna far capire all'opinione pubblica che c'è un'alternativa. Perché guardate, io sono sicuro che da questa vicenda saranno spazzati via tutti, però cosa viene dopo? Quindi, se non siamo pronti ad offrire un'alternativa all'opinione pubblica, rischiamo il vuoto, oppure rischiamo che arriveranno degli altri imbecilli, quindi dobbiamo far capire che c'è un'alternativa in questo paese. Bene. È il momento. Allora, ringrazio tantissimo per questo spazio. Scherzi, grazie. A te, Felice. Ecco, una cosa che magari possiamo dire, proprio perché Ciro Silvestri, oltre ad essere diciamo un delegato del FISI a livello nazionale, è anche il presidente dell'Assemblea del Fronte del Dissenso, che raggruppa tantissimi fra
associazioni, partiti, movimenti, eccetera. Quindi magari anche il tuo potrà unirsi a fare così forte questo gruppo del Fronte del Dissenso, perché ogni lunedì ci si trova e poi, insomma, sempre di più ci saranno momenti di aggregazione. Volentieri. Grazie Felice, continuiamo con le domande. Prego Antonio, apriti pure il microfono. Antonio, clicca sull'invito che ti ho mandato, bravissimo. Fatto? Sì. Buonasera a tutti. Mi sentite? Sì, bene, vai Antonio. Allora, io buonasera a tutti innanzitutto, sono un ferroviere, un dipendente delle ferrovie. Poco fa, un paio d'ore fa, mi ha chiamato il mio caporeparto, indicendomi il giorno 15 che fai. Io ho detto, in che senso che faccio? E lui mi ha risposto, e riguardo al 15 che fai? Ho detto, questo che resti tra noi, ho detto, vengo a lavorare, mi faccio il tampone e vengo al lavoro. Ah, sì, ho detto, io sono andato in una clinica dove fanno le analisi e ho visto i tipi di pacchetti che fanno, anziché pagarne uno solo, a seconda dei giorni che devo venire al lavoro, mi fanno lo sconto, anziché pagarne 22, arriverò a pagarne 7 euro. Questa è la proposta che stanno facendo da tutte le parti qua. A proposito, io sono della provincia di Latina, a Minturno, del reparto di Napoli. Va bene, no, perché non vorrei dirti, questo è sempre il mio caporeparto, non vorrei andare a malincuore a doverti sospendere e quant'altro. No, ho detto, vengo a lavorare. Ora, questo è per... Ma sospendere per che cosa? Per lo sciopero o perché non sei... No, perché non hai... da 15 capita proprio che faccio la mattina, inizierà col fatto... Ah, delle... per il discorso del Green Pass, ok. Green Pass, che io sono contro tutto, io nemmeno per i tamponi, non esiste proprio. Poi, se ben ci sta questa possibilità di aderire a questo sciopero, io vorrei aderire, manderò quella... la vostra proposta come quel modulo che da compilare e gliela manderò previo PEC. Voi poco fa mi avete detto che si può mandare anche lo stesso giorno, io gliela mando il giorno prima. Bene. Nelle mail che mi ha mandato la ferrovia, che mi è stato detto da molti, insomma, dall'avvocato Ferillo, dall'avvocato Carlo D'Arena ed anche altre persone che seguo su Telegram, mi è stato detto che le mail che manda la ferrovia è carta straccia, perché se volevano mandare qualcosa la mandavano a persona tramite PEC. Io questo non lo so perché sono ignorante in materia, ma mi sono informato tramite i miei avvocati, mi hanno detto sì, è così. Loro se vogliono fare qualcosa, però a me, scusate il termine, mi puzza il fatto che il caporeparto ci sta chiamando. Allora, sentiamo cosa ci dice Ciro Silvestri, che sicuramente ti darà la nota giusta. Ok. Ciro, ci sei? Sì, ci sono. Vedete, il comportamento è diverso per ogni ente. Allora, questo, insomma, dovrebbe far sorgere qualche dubbio. O non ne abbiamo azzeccato nemmeno uno, né nei trasporti, né nel privato, né nel pubblico, cioè praticamente abbiamo fatto un'altra cosa, oppure ci abbiamo preso proprio nel segno, perché ovviamente stanno iniziando a preoccuparsi. E siccome in questo momento lo stesso messaggio che vi dicevo prima della CISL, mi giunge la notizia che anche la Gilda nella scuola si è preso la briga di informare gli insegnanti che corrono seri rischi di avere anche sanzioni, quindi loro sconsigliano di partecipare a questo sciopero. Se tanto mi dà tanto, secondo me insomma, stanno iniziando a preoccuparsi un poco. Molto bene, quindi questo significa, caro Antonio, che fai bene a mandare quella PEC e stai tranquillo, perché poi il sindacato, eventualmente succedesse qualcosa, ha i legali per tutelare e anche tutelare alla grande in questo caso, perché ancora il diritto di sciopero non l'hanno potuto sotterrare. E anche se stanno facendo di tutto con gli amenicoli che hanno vicini. Maurizio, posso aggiungere una cosa, vedi, su questo certo. Discorso? Una cosa che, come dire, deve mettervi nella condizione di sentirvi un po' più sicuri dei vostri diritti.
Quando abbiamo iniziato questa battaglia nel mondo della scuola, ovviamente c'erano alcuni docenti che intendevano appunto farsi allontanare dalla scuola perché non volevano, diciamo, fare il Green Pass. Quando sono andati a scuola, ovviamente gli è stato chiesto di esibire il Green Pass e loro non ce l'avevano. Convincere i docenti a pretendere un ordine di servizio per l'allontanamento dalla scuola, perché che il dirigente vi dica di andare via, dice devi andare via perché non puoi entrare in tribunale, che cosa impugniamo? L'ordine verbale nel nostro, diciamo, sistema giuridico, l'avvocato vi potrà dare conferma, è solo in casi di urgenza e di emergenza che c'è una disposizione verbale, altrimenti deve essere documentato. Quindi se ti vogliono allontanare dal posto di lavoro perché non il Green Pass, ci vuole un atto scritto, un ordine di servizio, perché quando ci sono, e là si assumono delle responsabilità, perciò vi ho detto vi devono precettare, nel momento in cui ci dice nome, cognome, grado e quello che fa, poi dopo vediamo se un giudice darà la ragione a loro o ragione a noi. Perfetto, altra domanda. Passiamo a Rossella Cocchetti. Prego Rossella. Allora, poi diciamo anche che siccome sono le 10:20, le 22:20, facciamo altre quattro domande, non di più, tre, quattro domande, poi magari andiamo così alle conclusioni con Ciro e gli altri ospiti. Vai. Chi è? Ah, ecco, ok. Non mi si attiva il microfono. Eccolo qua, Rossella, vai. Ok, buonasera, scusate. Dunque, volevo agganciare la domanda di Davide di prima e dire, lui ha parlato appunto della scuola paritaria privata, e per quello che riguarda la scuola paritaria tipo una cooperativa, come ci si regola? Una domanda per il... Sì, per Ciro. Beh, allo stesso modo, ma lui ti dirà. Rossella, non cambia niente, tutti i settori pubblici e privati. Guardate, in queste pochissime parole c'è tutto un mondo. Poi che il comune possa interpretarlo in un modo, che l'azienda, che ne so, insomma, di Molle lo interpreti in un altro. Difatti, quando si dice in tutti i settori pubblici e privati, per quanto mi riguarda, riguarda anche le cooperative. Ovviamente so per certo, perché insomma la comunicazione è arrivata anche alla Confcooperative, alla Lega delle Cooperative e quant'altro, diciamo, hanno questi come dei maggiori referenti in ambito del mondo della cooperazione. Le dico quello perché non hanno mai fatto sciopero in un anno, perciò sarebbe la prima volta che fanno sciopero. Ma guardi Rossella, che noi abbiamo perso quasi tutti quanti l'abitudine allo sciopero. Gli scioperi oramai sono diventati una barzelletta in Italia, perché si proclamano il giorno del rinnovo del contratto, poi vengono revocati e qualche volta vengono fatti perché devono fare la passeggiata per il corso. Certo. Ma uno sciopero vero e proprio, con queste caratteristiche di protesta come il nostro, credo che siano un qualcosa che dagli anni 70 non ci sia una vera mobilitazione nelle fabbriche. Certo, mi scusi se l'ho interrotta, dicevo, ma non è arrivata ancora nessuna comunicazione, quando arriva il giorno prima di solito? Ripeto, no, non è una domanda che potete fare a me. Noi abbiamo l'obbligo di comunicarlo agli organi centrali, dopodiché è compito loro comunicarlo agli enti. Abbiamo detto appunto ai lavoratori, se vedete che non arriva la comunicazione, prendete voi il modulo di adesione allo sciopero e consegnatelo alle vostre aziende. Ho capito. E per quello che riguarda le attività sportive, stessa cosa, o invece possono invece non aderire? È una cosa diversa. Attività sportive in che senso? Per esempio c'è squadre sportive, attività sportive che si fanno come... Ma se intese come attività ludiche non aderiscono allo sciopero, insomma, è una questione di divertimento, di gioco, quindi sicuramente non dei bambini non così assolutamente non c'è giocare a calcio così di attività assolutamente ludiche. Squadre di calcio piccole, ecco. No, attiene all'attività ludica, quindi non c'è niente. Sono molto gentile della sua risposta. Prego. Grazie mille a tutti. Bene, passiamo ad Angelo Cosimo. Prego Angelo. Allora, sono stato anche io nel sindacato della CGL e della CISL, quindi sono un po'
Capisco queste cose che domandano alcuni dipendenti, ma io dico, questo è uno sciopero che interessa a tutti. E adesso andare a riguardare tutto quello che si deve fare, se è arrivata la comunicazione, quando si faceva lo sciopero, che si diceva lo sciopero, i lavoratori non si preoccupavano se arrivava la comunicazione o no, perché facevano sciopero e basta, per quell'interesse. Mi ricordo che a Milano abbiamo bloccato una città senza che nessuno... E non ha viaggiato nessuno, non sono usciti i mezzi neanche al mattino, neanche i servizi essenziali. Eppure non è successo niente, perché il sindacato in quel momento si è preso la responsabilità di quello che aveva indetto. Adesso ci preoccupiamo se arriva la comunicazione, non è arrivata, cosa dobbiamo fare, se dovremmo fare anche sciopero di fare la spesa venerdì. Di non andare neanche a fare la spesa, di chiudere tutto. Questo dovremmo fare tutti. E abbiamo 2 o 3 giorni per procurarsi il cibo, se uno deve prendere le medicine. Altrimenti, che cosa facciamo? Ma parliamo di aria fritta? Cosa facciamo? C'è un programma di coalizione etica del Partito Valore Umano, dei Giri Arancioni, tutto, che copre tutte queste proposte. Il lavoro a 4 ore, che Maurizio Damò che lo dice, e il fatto che di dare un salario di veramente di cittadinanza alle donne, di socialità alle donne. Sono queste le proposte che da 5 anni diciamo. E dovremmo essere uniti su questo programma, su questo sciopero, grazie Bene. Alla Fisi che ci sta dicendo queste cose. Grazie. Angelo, magari puoi essere senz'altro reclutato dal Fisi, vista l'esperienza. Nella parte di Milano, quindi ecco con molto piacere, anzi faccio un appello, approfitto visto che Maurizio mi dà l'assist, laddove ci fosse qualcuno di voi che diciamo è interessato e motivato a dare un aiuto a creare la rete sindacale, perché appunto noi ci stiamo adesso affacciando ad una serie di mondi, perché eravamo strutturati in quello sanitario e in quello della scuola. Negli altri settori lo siamo un po' meno, ma stiamo acquisendo tantissime adesioni. Abbiamo bisogno di persone che abbiano innanzitutto molta volontà, insomma il desiderio di dare il proprio contributo, e laddove ci sia anche l'esperienza, come nel caso di Angelo Colosimo, la collaborazione è ancora più gradita. Quindi chi si volesse offrire mi può contattare in privato, sarò ben lieto di prendere accordo. Ecco, in questo senso, Ciro, io farei una cosa, no? Indipendentemente chi ti vuol chiamare, sicuramente può, cioè, qui la chat, oppure ci può chiedere il tuo numero, eccetera. Però io direi, se sei d'accordo, che facciamo nella nostra piattaforma, dove sono iscritti tutti i nostri aderenti, un pannello dove chi vuole iscriversi per proporsi come sindacalista nei vari settori, e quindi scriveremo nella piattaforma quale settore, con molta semplicità, uno clicca e via, e ti daremo un elenco completo. Quindi lasciaci qualche giorno, vedrai che da tutta Italia si muoverà un esercito Benissimo. Di persone meravigliose. Ok? Tu hai già i nominativi dei nostri referenti regionali e provinciali, però a questo punto direi che oltre a quelli ti facciamo proprio un elenco di chi può essere interessato settore per settore, pubblico, privato e poi le varie categorie, perché Bassanesi in un giorno questa cosa, insomma, la mette in atto. E quindi aiutiamo questo sindacato fuori dallo schema ormai diciamo privatistico e lobbistico, a diventare davvero qualche cosa che tuteli ovviamente ogni lavoratore. Altre domande? Sì, passiamo a Silvio Cren. Vai Silvio. Bene. È l'ultima? No, ce n'è un'altra dopo, di un, okay. di un vigile di Bologna. Bene, vai Silvio. Ok, grazie, buonasera a tutti. Allora, io volevo fare una domanda sia a titolo mio personale, ma la faccio anche per altri 10 miei colleghi che siamo nella stessa situazione. Io sono l'unico che faccio parte del progetto, però. E per fortuna, così posso portare delle buone notizie, spero. E chiedevo, che io sono nella categoria degli autisti di Pullman, servizio pubblico però azienda privata, cioè siamo nella categoria autoferrotranvieri. Sì. E chiedevo appunto, dato che noi facciamo parte di un sindacato che si chiama FAISA CISAL, e a livello
di servizio per fare i nostri, tenere le nostre ragioni sul servizio, sull'orario, tutto è fortissimo. Cioè il nostro segretario provinciale veramente combatte. Però sul livello di, per questo sistema sanitario del Green Pass non si sono mossi perché sono un po' dalla loro parte come la CGL, la CISL e la UIL. E la mia domanda era appunto che la nostra, il mio caposervizio oggi ha chiamato tutti noi e anche gli altri per sapere cosa facevamo. E noi siamo stati un po' titubanti per dire ma non lo sappiamo ancora, dobbiamo ancora vedere com'è la situazione qui e là. Comunque, il fatto è che adesso noi di questa storia della sciopero, io ho mandato questo volantino del FISA appunto ai miei, questi miei colleghi, però io ho parlato anche col segretario del nostro sindacato, mi fa guarda che per fare uno sciopero così, poi tanto noi dobbiamo garantire, fare le corse, garantire delle corse, dunque alla fine non serve questo sciopero. Adesso io chiedo cosa potremmo fare noi, signor Ciro. Ma guardi Silvio, difatti lei mi ha risposto diciamo direttamente, cioè mi ha fatto una domanda ma mi ha anche risposto, nel senso innanzitutto non può essere il segretario di un altro sindacato che dà delle indicazioni per il sindacato di un altro sindacato, ma dovrebbe essere l'azienda. E quello che dicevo io già da prima, tutte le aziende in ambito pubblico sono tenute a garantire i servizi minimi essenziali, quindi ovviamente il minimo delle corse nel vostro caso. Per poter fare questo, normalmente dovrebbero avere un'eccedenza, diciamo, di personale o richiamare personale. No, aspetta. Eventualmente, se lei quel giorno aderisce allo sciopero, va bene, loro potrebbero richiamare il personale dalle ferie o qualcuno che è in permesso o qualcuno che non è di turno e fargli fare un turno straordinario per garantire innanzitutto il suo diritto allo sciopero. Laddove questo non fosse possibile, l'azienda quindi le riconosce comunque il diritto allo sciopero, ma le deve fare una precettazione. Questa parola, sempre, io vedo che insomma, ragazzini non ce ne sono tra di noi, abbiamo tutti qualche annetto, va bene? Vi ricordate che prima che venisse introdotta questa benedetta legge 146 del 90, ogni volta che si parlava di scioperi nel pubblico servizio, nel trasporto aereo, nel trasporto ferroviario, si parlava di precettazione? Bene, perché non era altro che dire i servizi minimi ce li dovete assicurare, quindi si faceva proprio l'elenco nominativo. Ciro, Silvio, Maurizio devono venire a lavorare perché devono garantire questi tipi di servizi. Gli altri possono fare lo sciopero, ma comunque questo non disconosce il diritto allo sciopero, quindi che si preoccupano di questo non è inutile, anzi è proprio il contrario. Voi dovete aderire perché anche i precettati vanno nelle statistiche delle persone che hanno aderito allo sciopero, non gli viene decurtata la giornata, ma vanno nelle statistiche dello sciopero, perché loro devono pubblicare quante precettazioni hanno fatto, ed è una battaglia importantissima quello di manifestare ufficialmente la propria volontà di scioperare. Dobbiamo rompere gli indugi, trovare il coraggio necessario per dire bene, guardi, io non conosco neanche questa persona a cui lei fa riferimento e sicuramente non ho motivo di dubitare che faccia bene il proprio lavoro come sindacalista. Però nel momento, io faccio sempre un esempio per far capire perché il sindacato ha tradito, come dire, le aspettative dei lavoratori. Non so se vi è mai capitato di andare da un avvocato per farvi difendere, diciamo, in qualche procedimento, che sia di natura civile o di natura penale, insomma, di altra natura. L'avvocato mica vi chiede se avete torto, se avete ragione, se siete innocenti o siete colpevoli. Deve assumere la vostra difesa a prescindere, perché quello è il suo dovere. E il sindacato deve fare la stessissima cosa. Non deve interpretare il pensiero del governo, della maggioranza, deve difendere i lavoratori. E se fra i lavoratori c'è una minoranza che è contro il vaccino ed è contro il Green Pass, il sindacato, al di là delle proprie convinzioni scientifiche, politiche e quant'altro, deve difendere quei lavoratori e non fare come hanno fatto addirittura facendo spot pubblicitari per il vaccino. Non lo deve fare. Molto bene. Allora, abbiamo esaurito le domande o ce n'è ancora una? Vorrei dare la parola a Claudio. Claudio, bravissimo, apriti il microfono. Prego, oh, di chi sei? Allora, vabbè, io sono in pensione, ma ho parecchi amici, nonché la moglie ancora in servizio nella polizia locale del comune di Bologna. E anche io sono stato per 32 anni, sono in pensione da un paio di anni. Niente, vi volevo far notare, adesso io non ho seguito fin dall'inizio perché purtroppo non riuscivo a entrare con il passcode,
per cui quando sono riuscito non vorrei che già qualcuno avesse posto la domanda. Vai tranquillo Claudio, vai pure. Ho detto le affermazioni che cercherò di fare io adesso. Allora, il riassunto per stringere ai massimi è questo. Legge 146 che ho sentito citare, poi è diventata 182 nel 2015, norma proprio per filo e per segno, paragrafo per paragrafo, le modalità dalla comunicazione sia agli enti, agli organi di stampa, comunicazione all'utenza, eccetera, 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 per quanto concerne l'indizione, proclamazione ed effettuazione dello sciopero nel pubblico impiego, ma attenzione, funzione enti locali, perché parlare di settore purtroppo nel pubblico impiego non è esaustivo, perché lo sciopero si indice per comparti e nel pubblico impiego vi sono più comparti, uno dei quali nello specifico è il comparto funzioni enti locali. E il Comune di Bologna, così arrivo alla conclusione, che si è tenuto, io me la sono riletta dopo anni, ma me la sono andata a rileggere tutta, si è tenuto in modo proprio pedissequo proprio a questa normativa, dicendo: io, il mio Vangelo è la commissione di garanzia. La commissione di garanzia, nell'aver autorizzato una serie di voci, di settori, che sono ben evidenziati nell'autorizzazione, non mi mette per iscritto l'autorizzazione al comparto funzioni enti locali. Quindi io non recepisco, non emetto le varie disposizioni, quindi gli ordini per i servizi minimi essenziali, e naturalmente, stanti così le cose, dice la legge chiaramente, lo sciopero per i dipendenti di questo ente, legacy Comune di Bologna, non è in alcun modo autorizzato. Chi lo fa, adducendo la voce sciopero, ovviamente si assume la responsabilità di un'assenza ingiustificata per uno sciopero non autorizzato. Questo è in estrema sintesi il motivo per cui i dipendenti del Comune di Bologna e probabilmente anche molti comuni dell'area metropolitana non parteciperanno allo sciopero, non che poi possano, se vogliono, andare alla manifestazione, chiaramente, ma non potranno partecipare allo sciopero. Grazie. Bene, allora vediamo che ti risponda di nuovo, perché credo ti risponderà nello stesso modo che ha risposto prima. No, invece nel caso di Claudio voglio fargli una domanda, perché siccome è andato più sul tecnico, mi fa piacere, diciamo, come dire, entrare nel confronto su questo piano tecnico piuttosto che, come dire, sulle considerazioni di ordine generale. Lei ha parlato negli ultimi due passaggi di autorizzazione, non è autorizzato. Le risulta che in funzione di qualche legge, di qualche norma, di qualche decreto legge o di qualche altra diavoleria degli ultimi tempi, gli scioperi vadano autorizzati? Rispondo? Ah, certo. Sì, scusa. Sì, assolutamente sì, perché negli enti, cioè scusa, nei comparti che prevedono servizi minimi essenziali, non è il discorso, viene a cadere della possibilità di sciopero anche soggettivo, anche individuale, eccetera, dove bisogna erogare servizi minimi essenziali, che poi ogni ente fa i suoi, ovviamente, e in accordo con le organizzazioni sindacali si firma un protocollo in questo senso, un accordo in questo senso, e noi sì, abbiamo l'obbligo di essere autorizzati con tutta la normativa che è prevista dalla 182-2015. No, Claudio, allora non mi sono spiegato bene, perdonami. La parola autorizzazione non compare da nessuna parte, perché lo sciopero non è da autorizzare. Quando noi abbiamo detto, perché noi eravamo consapevoli dal primo momento che ci sarebbero stati degli ostacoli, e allora ripeto per l'ennesima volta quello che ho detto dall'inizio, abbiamo fornito un modulo. Questo modulo praticamente non fa altro che notificare all'ente in maniera univoca il dipendente direttamente, che dice: guardi, io intendo partecipare allo sciopero generale detto per il giorno che ha queste motivazioni. L'ente è comunque obbligato a prescindere a rispondere. Allora, se lo mette per iscritto, perché non lo dobbiamo interpretare da quelle che sono le nostre, come dire, deduzioni, lo dobbiamo avere per certo. Se mette su carta che
quello sciopero è da autorizzare, avremo un primo precedente. Se c'è ancora l'avvocato Vitto Kraut, avremo il primo precedente in Italia che un ente certifica che si può autorizzare o non autorizzare uno sciopero, e apriremo un procedimento che durerà i prossimi 50 anni, perché vi assicuro che gli scioperi non sono da autorizzare. Io sono convinto, scusa Claudio, vai. Prego, scusa. No, sono convinto di quello che sta dicendo Ciro, proprio perché diciamo la scia degenerativa che è successa in questi ultimi 20 anni ha portato questi sindacati a trattare con i governi sempre più, posso dire fascisti, ecco, io dico fascisti perché questo è il termine giusto, cioè di mancanza, di chiusura di ogni libertà, a fare quello che ormai stanno, appunto ha detto Ciro prima, i sindacati fanno sciopero così come vuole il governo, è un finto accordo, eccetera. Allora non dobbiamo rompere questa idea di collusione fra sindacato e governo e Parlamento. Ritengo che quello che sta facendo il Fisi sia davvero un salto di paradigma, un salto di qualità. E quindi nel caso in cui dando il proprio documento, se si è così timorosi nel fare sciopero senza il documento, mandiamo pure il documento, se poi ci scriveranno l'ente X o l'azienda privata Y, ci scriveranno, e non in modo verbale ma in maniera scritta, alla persona X gli scriveranno che lo sciopero non era autorizzato, eccetera, il sindacato, in questo caso il Fisi, prenderà sulle proprie spalle tutta la burocrazia del caso, facendo intervenire i propri legali a tutela del dipendente che in qualche modo si vedrebbe così rispondere in termini, diciamo, di contrasto a questo sciopero, e allora diventerebbe davvero un piano estremamente interessante, perché qui si va contro non solo la Costituzione sociale, cioè, ma contro quella che è il diritto del lavoro. La nostra Costituzione parte da un primo articolo e dice che siamo fondati sul lavoro, ma è ovvio che la possibilità di scelta di scioperare è automatica per tutti, necessaria per certi versi, come lo è adesso. È necessario fare una battaglia davvero coraggiosa in tutti gli ambiti. So che è dura, ma è più duro vedere che continueranno sempre di più a mandarci nel burrone. Questo è più duro. Ci vuole il coraggio per venirne fuori. Maurizio, perdonami, se mi dai ancora 30 secondi. Ma no, vai. Vorrei anche, come dire, introdurre un altro elemento di riflessione. Come vi ho detto, perché insomma non l'abbiamo nascosto, proprio per una questione di trasparenza nei confronti dei lavoratori, la commissione di garanzia non ci ha fatto delle osservazioni, ci ha fatto un invito. Ci ha detto, guardate, siccome questo non rispecchia i criteri della 146-90, siete invitati a ritirare lo sciopero. E noi non l'abbiamo fatto, e vi ho detto che abbiamo risposto con il giudizio pro veritate. Ma nel caso avessimo sbagliato la proclamazione dello sciopero, non vi pare più opportuno che la commissione di garanzia avesse dovuto scrivere al sindacato dicendogli: ok, voi ci avete comunicato questo, ma tenete presente che non è uno sciopero generale, perché avete saltato 10 categorie, 3 categorie, non ce l'hanno detto, lo stanno dicendo ai loro sottoposti, perché a noi non lo possono dire, e se non lo dicono è perché non se ne vogliono prendere la responsabilità e vi stanno raccontando le solite balle come fanno sempre, e voi ci state cascando mani e piedi. Siamo d'accordo, Ciro. Ecco, ci caschiamo purtroppo perché ormai 20 anni di televisione portati all'estremo della tecnologia, con il famoso messaggio subliminale, ci ha un po' fregato le menti di tutti, per cui alla fine dobbiamo trovare il coraggio di iniziare. Noi qui siamo adesso arrivati qualche persona in meno, a 550 persone collegate in linea, ma stai tranquillo che queste 550 persone hanno un'energia e una frequenza che arriverà lontano, e dobbiamo continuare ad insistere. Il 15 parte una giornata di sciopero generale.
e parte da un sindacato estremamente coraggioso che il COIM, il CLEM e tutte le altre nostre sigle aiuteranno a crescere con le persone che vorranno aiutarci a fare tutto ciò. E faremo, grazie al sindacato e alle persone come Ciro Silvestri, che avete scritto anche nella chat, è una persona estremamente non solo consapevole dei rischi che ci sono per un dipendente a fare o meno uno sciopero, ma estremamente mirato e professionale, per cui fidiamoci di persone così, perché è con persone così che possiamo cambiare l'Italia dall'inferno, come diciamo noi, a una sorta di paradiso in terra. Per cui, ecco, in questo caso credo sia arrivato il momento anche della riflessione finale, che poi infine faremo fare a Ciro Silvestri, ma visti questi ospiti che avevamo all'inizio, l'avvocato Vito Clout. Ecco sì, se posso dire due parole in conclusione, vai. Poi lasciamo Ciro, che naturalmente ha tenuto banco tutta la sera ed è una persona estremamente preparata e al quale noi dobbiamo dar fede. E io voglio dire una cosa, voglio esortare tutti alla determinazione, indipendentemente, tra virgolette, con rispetto per Ciro, dalla dichiarazione sottoscritta, dalla notifica o dalle cose. È ora di dire basta. Cioè, effettivamente, ognuno di noi deve avere nel cuore la determinazione di combattere un governo di questo tipo. E attraverso, diciamo, lo sciopero che noi porteremo avanti per 5 giorni, diciamo, lo capiranno perché capiranno che la gente deve dire, diciamo, la sua e ha diritto di dire la sua e deve essere ascoltato, perché in questo periodo, diciamo, il governo non ci ha ascoltato per nulla, anche perché è contro di noi. E tutte le istanze che sono state fatte, le lettere, i DPCM che sono stati, diciamo, combattuti e portati davanti ai vari TAR, che sono stati dichiarati nulli, diciamo, quando c'era Conte ancora, lo sta a significare che siamo determinati questa volta, perché il momento clou è questo, caro Sarlo, perché non possiamo assolutamente accettare una situazione di questo tipo. Io vi esorto, diciamo, indipendentemente da tutto, a fare quello che abbiamo deciso di fare. Grazie. Buona serata. Grazie davvero, davvero tanto, perché poi ci servono personalità come la tua, professionalità come la tua, servono gli avvocati. In questo momento gli avvocati sono per noi il pane e quindi è importantissimo tutelare queste persone che vengono bistrattate dai loro datori di lavoro, sia attraverso il sindacato, sia attraverso le associazioni di consumatori come quella che hai tu in Friuli Venezia Giulia. E quindi grazie per quello che stai facendo per noi e per tu lo sai persone. Che siamo sempre a disposizione noi, Maurizio, siamo a disposizione di tutti, perché stiamo dalla parte di chi soffre. Grazie. Allora, Felice Marra, sei ancora in linea? Eccomi, ciao. Ecco, allora anche a te una riflessione di conclusione, poi passiamo a Ciro. Sì, ti ringrazio. Io sono ottimista. Sono ottimista perché dobbiamo. Questo è un percorso. Non dobbiamo pensare che l'esito è a breve. È un percorso che abbiamo intrapreso, che si sta attivando. Dobbiamo unire, questa è un'altra cosa importante, e dobbiamo, come che l'aveva anche detto tu, Maurizio, tempo fa, dobbiamo riuscire a unire appunto tutto il dissenso, riuscire a cooperare, no, con tutte queste forze, perché è importante fare rete, e quindi sono ottimista su questo percorso. Ecco, quindi è un buon inizio, un buon cammino, perché da questa crisi, anche da questo atteggiamento che sta avendo il governo, che perché proprio vuole fare così, perché io poi alla fine dico, non è una questione più di incapacità, è proprio, proprio c'è la volontà di fare così, no? La volontà di dividere, di,
di rompere la coesione sociale, di causare queste tensioni sociali, perché mi sembra strano che siano così incapaci da non capire che oggi l'Italia rischia una tensione sociale importante. E quando rischi una tensione sociale così importante, quando rischi le morti, quando rischi la violenza, quando vedi tutta sta gente che va in piazza, no? Volontariamente. Io credo che il dibattito su vaccino o non vaccino è ormai siamo arrivati oltre. Allora siamo andati oltre, ecco. Quindi questo è un aspetto da considerare. Vi ringrazio ancora per l'invito. Un abbraccio Maurizio, un abbraccio a tutti gli amici del Partito Valore Umano, sulla quale dobbiamo investire molto, perché il Partito Valore Umano ha dei temi a cui io credo tantissimo, i temi del nuovo umanesimo, e ha proprio quei temi che oggi servono. Oggi servono perché oggi noi dobbiamo fare una sorta di evoluzione umana, non una rivoluzione, una evoluzione umana. Quindi credo molto in questo percorso, ecco, questo io sono ottimista. Grazie Felice, grazie. Buonanotte. Adesso prima della chiusura, grazie davvero, prima della chiusura, anzi ti esorto a lunedì a partecipare allo Zoom con il fronte del dissenso con la tua associazione. Volentieri, Che è in Toscana, caro Ciro. Allora, la cosa interessante è che prima di finire e far concludere all'amico Ciro Silvestri, ho mandato a Bassanesi un documento che mi ha mandato l'avvocato Clout del Ministero del Governo, in questo caso, mi sembra di capire, sì. Sullo sciopero del 15. Caro Bassanesi, mettilo per favore, che lo facciamo leggere per far capire a tutti che quanto ha detto Ciro fino adesso è davvero autorizzato, perché non potevano farne a meno. E sì. Quindi l'avvocato Vito Clout ci ha fatto un assist davvero importante a chiusura di questo incontro, che vi fa capire che non solo vi vogliamo davvero bene e stiamo lavorando tutti 24 ore, anche quando dormiamo al giorno, perché si possa far in modo di aiutare a venire fuori da questo inferno. Eccolo qui. L'oggetto è la circolare numero 57, lo sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall'Associazione Sindacale Fisi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento Funzione Pubblica, con nota DFP, eccetera, eccetera, ha comunicato che l'Associazione Sindacale Fisi, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00 del 20 ottobre 2021. Allora, questo qui potete scaricarvelo, adesso lo mettiamo in chat, ci sono tutti i settori, lo dice qui. Quindi siate sia quelli che lavorano in comune, sia quelli che lavorano nelle polizie, piuttosto che nei vigili del fuoco, piuttosto che nei vigili urbani, piuttosto che in sanità, eccetera. Nessuno vi toglierà il diritto di sciopero. È arrivato il momento di dire basta a questi sciacalli, a questi orrendi omicidi che hanno compiuto in questi 2 anni. A me è mancata mia madre, come è mancata la madre, il padre, il figlio, molta gente che non ha potuto neanche portarla in cimitero per le funzioni che noi tutti abbiamo nel nostro cuore. È ora di portarli ad una Norimberga 2, è ora di finirla. A te, carissimo Ciro Silvestri. Guardate, ovviamente, prego, prego Vito. No, solo un secondo, c'era prego. Una domanda che diceva, vale anche per i dipendenti INPS? Risposta certo. Positiva, ecco, questo è l'unico intervento che volevo dire, perché ho visto la comunicazione che è stata fatta da qualcuno. Grazie. Grazie Vito, grazie. Io, a te Ciro, la conclusione. Sì, grazie. Nel salutarvi vi volevo, come dire, fare un attimo un ragionamento su quello che stiamo vivendo in maniera inconsapevole, perché non ce ne rendiamo conto, e cioè parlarvi della dissociazione cognitiva. Tutti quanti abbiamo capito in questi quasi 20 mesi, va bene,
che qualcosa insomma ci veniva raccontato in maniera diversa da come diciamo realmente si stanno svolgendo i fatti. Qua nessuno di noi si è mai sognato di mettere in discussione il virus o l'eventuale pericolosità. Noi abbiamo fatto dei ragionamenti che sono stati sempre di natura diversa, che se fossero stati veri i numeri che hanno dato dal primo giorno, probabilmente insomma adesso staremmo camminando su cataste di cadaveri, no? E invece abbiamo visto che quei morti, come dire, fisiologici che normalmente ci porta qualsiasi tipo di diciamo di virus o di influenza stagionale è stato leggermente incrementato per un'unica cosa, per i protocolli sanitari che sono stati applicati, che erano sbagliati. E nonostante ciò, quindi ne abbiamo consapevolezza, sappiamo che ci sono delle responsabilità specifiche, noi continuiamo a vivere nel terrore che chissà quale pericolosità abbia in sé questo virus, quando sappiamo che un corretto stile di vita, una discreta integrazione sono già sufficienti a non ammalarsi. Nel caso si abbia la sfortuna anche di ammalarsi, una cura adeguata ti mette tranquillamente a riparo, tranne che non sei cardiopatico, sei trapiantato di rene, c'è una serie di patologie e magari c'è pure 85 anni. Ma è chiaro che là se ti becchi pure l'influenza stagionale sei un soggetto a rischio. Insomma, non ci vuole né un medico, non ci vuole, come dire, neanche un ragionamento particolare per capire che si è soggetti fragili, e quindi l'attenzione sarebbe dovuta essere dedicata a questi soggetti. Nonostante abbiamo consapevolezza di tutto questo, che la vera emergenza non è sanitaria, ma ripeto, è di tipo democratico, perché abbiamo capito che tutti i decreti, i DPCM, Maurizio ancora più di me vi avrà spiegato in altre occasioni, perché oltretutto questo governo è illegittimo, e se un governo è illegittimo, tutte le leggi, i decreti e quant'altro insomma dovesse disporre non hanno senso, non hanno applicabilità. Ma se anche fossero stati legittimati come governo e come istituzione, il fatto stesso che alcune leggi violino la Costituzione, che è una cosa che è impossibile, perché la Costituzione nasce proprio per far inquadrare tutte le leggi all'interno della Costituzione. Non ci può essere una legge che abbia valore superiore a quello della Costituzione, cosa che invece è stata ampiamente violata. Poi succede una cosa strana, che nonostante sappiamo tutte queste cose, va bene, abbiamo necessità di essere sempre rassicurati, perché quello che hanno fatto ci hanno indebolito nello spirito e nell'intelletto, ci hanno così rincoglioniti che non riusciamo a distinguere più il vero dal falso. E quando ci mettiamo nella condizione appunto di esercitare il nostro diritto, che è quello dello sciopero, c'è qualcuno che magari, sapendo che siamo in piena guerra, perché il termine è proprio questo, l'hanno detto loro, che è una guerra, non lo stiamo dicendo noi, è una guerra che hanno dichiarato all'umanità, va bene, ma vi risulta che si possa andare in guerra senza che magari ci sia qualche ferito e qualche morto? Per quanto mi riguarda, io non mi preoccupo del fatto che possa avere, e questo non lo dico come sindacalista, lo dico come semplice lavoratore, non mi preoccupo di un'eventuale sanzione, non mi preoccupo di un'eventuale ammenda, non mi preoccupo di un'eventuale sospensione dal servizio, mi preoccupo di difendere la vita, la libertà e il lavoro, perché se invece noi stiamo a preoccuparci, ma lo posso fare, ma che chiedi il permesso per poter fare, per esercitare il tuo diritto, e allora già non sei più un cittadino, sei uno schiavo, e nel momento in cui sei uno schiavo ti possono fare di tutto, ti possono togliere anche la vita come già hanno fatto, e non ci possiamo più prestare a queste cose. Questo ci deve entrare nel cervello, perché per noi deve diventare un momento di forza. Non dobbiamo chiedere permesso a nessuno per esercitare il diritto. Questo deve essere il senso. Guardate, quando nella Costituzione, e per fare quella benedetta Costituzione, migliaia di italiani sono morti per regalarci quel patrimonio di umanità, è chiaro? Quel patrimonio di umanità, dove è stato previsto tutto, anche le derive democratiche, qualsiasi deriva democratica, e hanno previsto anche tutti i casi che si potevano verificare. Quando c'è scritto che l'unico organo che legittima la legge è il popolo sovrano, che è tenuto a custodire e a difendere la Costituzione anche con la forza laddove fosse necessario. Ma che vi devono dire più? Scusate, ce l'hanno detto già. Cosa ci devono dire più? E noi gli stiamo permettendo invece di giocare con le nostre vite. Ho finito, scusami Maurizio, ho preso un po' di tempo in più. Ma no, ma scherzi, ti prendi tutto il tempo che vuoi, perché ecco, queste persone meravigliose che sono qui e che tante altre poi seguiranno questa registrazione nelle ore che vorranno, no? Da domani in poi,
capiranno che hanno trovato un sindacalista con i controfiocchi. Grazie Ciro, non è piaggeria, sei davvero una persona speciale e ci vogliono le persone speciali con la passione che hai tu e con la professionalità che hai voluto mettere in quello che stai facendo, perché ci dobbiamo fidare di qualcuno e dobbiamo trovare la persona giusta per cui fidarci. Per cui, ecco, questo sindacato, grazie al fatto che ce l'hai presentato, sempre di più, se possibile, gli daremo una mano perché diventi e si strutturi un po' dappertutto. Noi di gente ne abbiamo in tutta Italia e sono convinto che, insomma, da qui a qualche mese fioccheranno le richieste per poter diventare, farsi formare e diventare vostri delegati di zona. Serve un sindacato forte, ma veramente forte, in ogni settore. E quindi c'è largo, c'è spazio affinché quelli che sono le persone che noi abbiamo avuto all'interno dei nostri CLEM e dei nostri consigli abbiano l'opportunità di dare una mano, perché l'Italia deve, ripeto sempre, deve diventare l'esempio pilota per il mondo intero. Questo è il momento. Ringrazio tutti. Adesso Ciro, noi abbiamo una consuetudine, apriamo i microfoni perché chi vuole faccia i propri saluti. Ecco, stai con noi qualche minuto, certo, prenditi certo. Anche tu l'applauso che tutti noi vogliamo farti. Grazie, buonanotte grazie a tutti. Grazie a voi e mi raccomando, in alto i cuori, non ci abbattiamo. Vai Fabrizio, apri grazie. I microfoni. Apri i microfoni, ciao, saluti a tutti. Grazie, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao Gianfranco. Buonanotte. Ah sì, scusa. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie davvero, buonanotte a tutti. Ciao Maurizio. Ciao notte. Ciao Maurizio. Ciao. Buonanotte.